Vecchi cuori rossoneri all'ascolto, in visione, ben ritrovati dalla Puma House of Football da parte di Luca Brivio. In un campionato primavera che vive di scontri diretti continui, anche la 21esima giornata non fa eccezione. Siamo pronti a vivere insieme a voi tutte le emozioni di Milan-Sassuolo. Squadra in campo, sul centrale del Vismara lo vedete, il tempo grigio di Milano a fare da cornice a questo match, sicuramente molto molto interessante anche e non solo per temi di classifica, perché mentre vediamo accomodarsi in panchina anche il nostro mister Abate con l'arbitro del match che è pronto a far partire un match, dicevo, significativo e importante, però le implicazioni di classifica non sono le uniche a destare interesse in questa partita contro un Sassuolo che è a 2 punti dal Milan in classifica, dunque è assolutamente uno scontro diretto per la zona alta della classifica, direi più che zona playoff, perché il Milan in questo momento è oltre la zona playoff, è secondo dietro l'Inter, una posizione che ha occupato peraltro per gran parte di questo campionato. Sassuolo che invece è in zona playoff e vuole chiaramente puntare al sorpasso, ma il Milan è pronto con questa novità, con Lapo Nava titolare, a dire la sua anche in questo match con i ragazzi. Vado a leggervi la formazione di mister Abate, che si schierano con Nava tra i pali per l'appunto prima stagionale, per portiere che l'anno scorso era titolare in primavera, poi passato in prima squadra e oggi torna, diciamo così, in prestito con più o meno i coetanei, perché lui è un 2004, ancora è fuori quota ma dentro i limiti di età concessi. Dunque Nava tra i pali, Bakune, Parmigiani, Nziala e Bartesaghi in difesa, Malaspina con Stalmach in mediana, Scotti, Sala e Sia alle spalle di Camarda. Questo l'11, questa anche la foto dei nostri ragazzi schierati, come vedete, con la classica prima divisa Puma di quest'anno, quella rossonera. Il Sassuolo invece, in una sgargiante divisa, direi fosforescente come definizione, schiera Teiner tra i pali, Parlato, Löfven, Corradini e Falasca in difesa, Lopez è il mediano con Leone e Kumi a fare da mezzeali, Bruno, che è anche il giocatore più interessante di questo Sassuolo, a tre quarti, dietro Caragea e Russo, che sono le due punte. Attenzione in particolare, vi dicevo, a Kevin Bruno, che lo ricorderete l'anno scorso, già con la primavera del Sassuolo ci fece male ed è sicuramente il giocatore più talentuoso a disposizione di Bigica, che avete visto prima inquadrato. Attenzione, mentre parte il match con il primo pallone per il Milan, anche a Bomber Russo, il numero 9, miglior marcatore della squadra, uno dei migliori della categoria, non fosse che il capocannoniere che è Vania Vlahovic dell'Atalanta, ha segnato ben 18 gol in 20 partite, praticamente ingiocabile per gli altri. Russo ha un'ottima media, ma diciamo così nella norma rispetto al Bomber dell'Atalanta. Eccolo qua che si allunga la corsa al numero 9 del Sassuolo, primo pallone anche per Bakune che non lo controlla bene. Allora i nostri avversari davanti alla panchina di mister Abate con l'ex Roma Falasca fanno ripartire il gioco. È uno schema che, al contrario di tante squadre abbiamo affrontato che cambiavano durante il corso della stagione e soprattutto addirittura della partita contro il Milan, è uno schema, quello di Bigica, che invece è ultra confermato, 4-3-1-2, ormai super classico per il Sassuolo, con per l'appunto un giocatore che all'andata non c'era, Kevin Bruno, ha recuperato dall'infortunio, più che altro malanni alla schiena, con un'ernia che non lo lasciava in pace per quanto riguarda allenamenti e partite, è rientrato dal mese di novembre, il numero 21, e oggi è sicuramente il pericolo pubblico numero 1 per la difesa del Milan, che qui non ha disimpegnato bene. Dopo 2 minuti viene avanti dunque il Sassuolo dalla parte opposta, quindi sulla destra, prima si era spostato sulla fascia mancina, ora rimessa in gioco lunga direttamente in area di rigore a cercare Russo, allontana Bartesaghi, poi Camarda, palla contesa ma che diventa buona per la difesa a causa del fallo in attacco di Corradini, difensore centrale che è stato promosso a titolare fisso della squadra dopo la partenza di Adrian Cannavaro, che si è accasato a Novara nel mercato di gennaio, andato a giocare con i grandi, come si dice in questi casi, lui che era anche capitano della primavera del Sassuolo, ha lasciato la fascia a Justin Kumi, che vedete in mezzo al campo, giocatore sicuramente anche lui di ottimo interesse, il numero 8, qui Lapo Nava rischia un po' sul disimpegno. Allora Sassuolo con Kevin Bruno al tiro, ci mette una pezza proprio Nava, ma attenzione, sicuramente Lapo deve ritrovare il minutaggio che ha perduto per essere diventato sì un membro della prima squadra in maniera effettiva, però di fatto senza mai giocare.
è una dinamica abbastanza particolare, quella dei secondi e terzi portieri. È stato sempre, quasi sempre in panchina, sia in Champions che in Serie A, con la squadra di Pioli. La Ponava alle spalle di Sportiello, Mirante e Mike Maignan, senza però mai debuttare finora. Diego Sia, palla per Bakune, prima offensiva di un certo rilievo del Milan sulla fascia di destra. Malaspina, che oggi fa coppia con Stalmach, Victor Eletu in odore di convocazione in prima squadra. Palla per Bakune, che la mette in mezzo, allontana il Sassuolo in due tempi, poi anche una trattenuta ai danni di Bruno, e allora si ripartirà con un calcio di punizione a favore del Sassuolo dopo 4 minuti di gioco. Una sola occasione potenziale, quella di poco fa, col disimpegno sbagliato del Milan, che ha portato a un tiro centrale parato agevolmente dalla Ponava. Per il resto, classica fase di studio, come si dice in questo caso, in questi casi, negli inizi di partita, di testa Parmigiani verso Scotti. Si lotta in mezzo al campo. Stalmach, che indossa anche la fascia da capitano quest'oggi. Bakune per il polacco, che imposta, palla a terra, bene nello spazio per Scotti che se ne va, poi Camarda anticipato, c'è forse un pestone, danni di Corradini, così è, rimane a terra il numero 64 degli emiliani. Sarà dunque calcio di punizione, si passa anche dal portiere Daniel Teiner, ragazzo di Merano, titolare questa stagione della Porta, i guantoni nella maglia numero 1 del Sassuolo, Primavera, che imposta ora sulla fascia di destra, ma ancora un intervento del Milan con i suoi difensori, deve controllare Löfven, che alza la traiettoria a cercare tra le linee il solito Bruno, che vedete si muove su tutto il fronte, mancino prelibato il suo. Palla sulla destra per la sovrapposizione di Parlato, che la mette in mezzo, si prende il primo corner, anche poi ribaltandosi a terra da solo per essere scivolato. Nessun contatto, nessun contrasto con il nostro inquadrato Nziala Makengo, però calcio d'angolo è il primo per la squadra ospite quest'oggi al Vismara. Eccolo qua, Kevin Bruno con il sinistro andrà a cercare i compagni in mezzo all'area di rigore. Si sgomita, palla che arriva all'altezza del dischetto, prova la girata volante Löfven, poi Bakune, ancora Sassuolo con il controcross di Falasca, ottimo, mal controllato, ma questa era una bella palla di Falasca per l'inserimento, ancora una volta, anzi no, di Caragia stavolta, del numero 24. Il ragazzo inquadrato, rumeno, nato in Spagna ma cresciuto nell'Accademia di Agi, ricorderete, grande, o forse il più grande giocatore rumeno di tutti i tempi, che ha una scuola calcio nel suo paese. Lui è cresciuto proprio lì, in quella fucina di talenti, prima di arrivare a Sassuolo nel 2021. L'intervento di Bakune è poderoso ma sul pallone, secondo l'arbitro, quindi sarà rimessa laterale, non c'è fallo, ma Sassuolo che rimane comunque avanti con Falasca, poco fa protagonista di quel cross affilato che ha messo in moto in area di rigore il compagno. Qui l'anticipo di Scotti, ancora rimessa laterale su Leone, quadrature che ci rendono complicata la vita nel racconto di quello che sta succedendo in quell'angolo di campo. Di fatto non moltissimo, perché continua la serie di rimesse laterali della stessa posizione, sempre effettuate da Falasca. Il controllo qui di Scotti, poi allontana Parmigiani con un pallone sul quale si fionda Camarda, ma è già troppo largo per essere controllato. Camarda reduce da un gol che ha fatto il giro come al solito del web, non vedono l'ora, non si vede l'ora di scoprire le doti di questo ragazzo classe 2008. A proposito, oggi viaggiamo ancora con 12 anni di meno rispetto ai nostri avversari per quanto riguarda le carte d'identità al fischio iniziale, ed è qualcosa di incredibile per una categoria nella quale di solito si è abbastanza bilanciati.
Milan che gioca costantemente ma in maniera incredibile sotto età. Anche oggi 2007-2008 in campo, ragazzi due o tre anni in anticipo sugli altri per quanto riguarda la categoria. E nonostante questo Milan ultra competitivo per le primissime zone, immaginate cosa sarebbe potuto succedere dal punto di vista prettamente sportivo dei risultati se avessimo giocato tutta l'annata con i vari Simic, Zeroli, Jimenez, che invece poi a un certo punto hanno traslocato quasi definitivamente in prima squadra. Eppure Milan che comunque è lì e se la gioca con un vivaio, una primavera sicuramente di altissimo livello. Palla per Malaspina dopo l'intervento di Sala a proposito di 2007. Bakuni in avanti, palla controllata da Scotti, area di rigore, Scotti prova il cross in mezzo, intercettato prima che arrivasse a Sia. Allora prova Russo il controllo contro due avversari, non c'è fallo, si gioca Malaspina. Ancora tra le linee Scotti che sta trovando modo di far male agli avversari. Scotti in area di rigore, non riesce a calciare ma sicuramente sta impensierendo in un poco la difesa avversaria. Pippo Scotti partendo sicuramente da posizione più centrale rispetto al solito, non largo sulla fascia ma più quasi da trequartista. Qui la combinazione con quello che io ho definito le scorse settimane gemelli del gol, perché così è, Sia e Scotti, classe 2006 entrambi, si conoscono ormai a memoria, negli anni di militanza rossonera hanno affilato rispettive armi. Qui il pallone lungo di Bakuni per nessuno, allora al decimo minuto di gioco, punteggio di 0-0, Milan che ha risposto con il graffio di poco fa, l'occasione iniziale del Sassuolo, ma nulla di entusiasmante dal punto di vista del tabellino da segnalare. Qui il fallo di mano di Malaspina, involontario ma che c'è. Allora sarà calcio di punizione per il Sassuolo. L'anno scorso Milan-Sassuolo fu l'ultima in assoluto del campionato, finì 0-0. All'andata invece Milan che si era imposto, andata di questo campionato, che si era imposto sul terreno di gioco dei neroverdi grazie anche al gol di Camarda, il primo in categoria. Attenzione qui al tiro alto, cercando di capire che effetto poteva avere questa azione, non buono per il Sassuolo. Milan che ha rischiato qualcosina, ancora una volta Bruno, è la seconda occasione potenziale per il numero 21, che qui la spedita alta mentre vi parlavo del primo gol con la primavera rossonera, che arrivò proprio nel match di andata da parte di Camarda, una deviazione da opportunista in area di rigore proprio all'altezza della linea di porta e che ha aperto una serie poi che l'ha portato finora a 9 gol, quindi a un passo dalla doppia cifra in stagione, sia lui che sia migliori marcatori della squadra. Il pallone è troppo lungo per Russo, che invece di gol in campionato ne ha segnati 11, vi dicevo uno dei migliori marcatori del campionato primavera, 12 considerando anche la Coppa Italia di categoria. Sarà filo da torcere per Parmigiani, che vedete è il primo in marcatura su Russo. Toccherà lui da stopper vecchia maniera occuparsi del centravanti avversario. Bakuni, rimessa laterale all'altezza della panchina di mister Abate per il Milan. Camarda viene a controllare questo pallone e a far giocare la squadra. Bravo Stalmak, poi Bartesaghi libera la corsa, la prima offensiva di Davide quest'oggi, che si sovrappone, Sia gli restituisce palla, Bartesaghi incespica un po', poi riesce a crossare, pallone che arriva direttamente in porta, deve metterlo in corner Teiner e dunque sarà traversione della bandierina anche per il Milan. Davide Bartesaghi giustamente direi è stato mandato a giocare nelle ultime settimane dopo tutto il girone di andata trascorso da riserva in prima squadra, anche con diverse apparizioni, diversi spezzoni con Pioli. È lui dalla bandierina per il colpo di testa che non arriva anche per una trattenuta abbastanza visibile della maglia da parte di Kumi su Scotti. L'arbitro ha comunque considerato che fosse tutto regolare, ma è vero che si tenevano tutti e due, ma in effetti Kumi qui ha un po' esagerato, anche rischiando se vogliamo. Bravo è stato Scotti comunque a non cadere nella
tentazione di buttarsi a terra e rotolarsi, come vediamo molto spesso anche purtroppo nel campionato primavera. Molto meglio stare in piedi, non avere il rigore, ma evitare brutte scene imbarazzanti che non vogliamo vedere dai nostri ragazzi, infatti non le vediamo pressoché mai. Laponava a destra per Bacune, giro palla Milan, poi verticale, buono il pallone per Sala, Stalmach, buona azione Milan qui, buona inerzia che si ferma un po', ma riparte sulla sinistra con Bartesaghi. Dietro per Malaspina, ancora Milan centralmente con Scotti, vedete in posizione centrale, prova il tiro, non è una casualità quello che notavamo prima, evidentemente va a cercare quella zona di campo più che la linea laterale, cosa che invece a lui è più abituale. Telecamere che vanno a spiare il nostro tecnico, che l'ha preparata con delle posizioni sicuramente interessanti per quanto riguarda gli uomini d'attacco. Ora sia in posizione praticamente da seconda punta, pallone controllato da Nziala. Imposta il centrale francese del Milan, che poi si sposta sulla destra con l'azione, viene inquadrato anche Emiliano Bigica. Palla per Scotti, ancora Bacune sulla fascia di destra, ora c'è anche Sala. L'hanno messo fuori da Falasca, che vi dicevo ex Roma, ragazzo ci siamo trovati contro diverse volte nei campionati under in questi anni e spesso anche trionfato a fine stagione con il gruppo dei 2004 giallorossi, poi ha lasciato la capitale in estate per accasarsi come tanti, tra l'altro l'ultimo che viene in mente è Volpato, ha fatto bene anche in prima squadra, tanti talenti del settore e del vivaio, che è stato guidato anche dall'attuale direttore e responsabile settore giovanile del Milan, Vergine, quello della Roma. Tanti hanno fatto il percorso da Roma a Reggio Emilia e a Sassuolo in particolare. Falasca uno di questi, palla per Bacune che viene dentro a giocare in posizione di mezzala, Stalmach. Ancora Milan che fraseggia con Bartesaghi, ancora Stalmach, Bacune, posizione di tiro, ci prova con il destro, respinge di lato Teiner, occasione Milan, al minuto 15 con l'offensiva di Adam Bacune, poi Scotti arriva al limite dell'area, ancora Bartesaghi al tiro, palla fuori, ma vediamo Milan privilegiare la zona centrale sia con i terzini che con le ali, spesso a convergere qui, addirittura due nel corso della stessa azione, prima Bacune e poi Bartesaghi, i due terzini arrivati in posizione di tre quarti. Interessante lettura, ribadisco, di mister Abate sulle posizioni offensive, sarebbe l'ideale anche trovare un gol vista la molle di occasioni che stiamo costruendo ora, ma è ancora presto. Ci sta lo 0-0, Milan che prova a scrollarlo via dal tabellino con qualche offensiva via via crescente. Nziala per Stalmach, controlla il capitano di oggi che la gioca per Adam Bacune, ha già toccato tantissimi palloni Adam. Ma la spina per Parmigiani. Cerca il compagno più smarcato che è Nziala in questo caso, ma deve tornare da Laponava. Il mancino in avanti del portiere del Milan verso Camarda, che controlla anche con un po' di fortuna, prova ad andarsene su Corradini, allunga la corsa a Camarda che poi va a terra, non c'è fallo, arriva Sia a dare man forte all'azione di pressing del Milan, che però non è vincente perché Sassuolo può giocarla proprio con Corradini e Löfven, eccolo qua, il numero 4. Seb Löfven, classe 2004, 17esima per lui, mentre è la nona per Corradini, che vi dicevo è diventato titolare solo dopo la partenza di Cannavaro. Qui il fallo in attacco del Sassuolo con Caragea su Nziala. Lamenta un colpo un po' innervosito dal fallo dell'avversario.
non ha accettato di buon grado le scuse. Clinton Nziala Makengo, che ora si sta confrontando con l'arbitro. Si riparte da Laponava quando viaggiamo verso il 20° minuto sul punteggio di 0-0 con il Milan in impostazione. Parmigiani sceglie il lancio lungo verso Camarda di testa, in anticipo il Sassuolo, poi con un fallo Sala esattamente alla metà del campo. Intervento sul numero 18 Emerick Lopez, mediano della squadra, classe 2005, origini di Capoverde, ma un vivaio importante, prestigioso come quello del PSG, che l'ha fatto crescere negli anni scorsi. Qui il Milan recupera bene palla, eccolo il fallo di Emerick Lopez, proprio appena citato. L'arbitro fa giocare per il vantaggio, poi arriva un'altra irregolarità. Si combatte nel erba misto fango del Vismara. Nziala avanti per Sia, che perde questo pallone. Attenzione al break del Sassuolo, che prova subito a servire Russo, molto largo ora. L'ultimo tocco è suo, quindi tentava con un cross più che altro a cercare le gambe dei nostri difensori. Bravi sono stati a non concedergli questo corner, e dunque, quando inizia il 20° di gioco, è ancora Laponava che può impostare con un pressing altissimo di 5 elementi, 5 contro 5, squadre spezzate in questo momento. Per questo Lapo preferisce andare lungo verso Camarda, che la mette giù di petto. Bravissimo Camarda per la corsa di Bakune. Pallone solo leggermente lungo, qui lo controlla Leone, il numero 10, siciliano di Catania, ormai veterano della categoria. Löffen alza la traiettoria sulla destra per Parlato, che sbaglia a metterla giù. Allora Bartesaghi suggerisce il pallone Camarda, Bartesaghi va centrale per Sala, che alza sbagliando il tiro, quello che diventa un assist. Si combatte ancora in aria, tanti corpo a corpo. Scotti, rimane a terra Camarda, ma la spina, cross in mezzo allontanato dal Sassuolo. Ancora Nziala di prima intenzione in avanti, è ancora a terra Francesco. Sassuolo che comunque imposta con Leone. Primo un passaggio sbagliato, poi un secondo lancio oltre misura. Secondo l'arbitro non c'era comunque nulla, anche se Camarda non ha più partecipato di fatto all'azione. Forse un colpo al volto, vediamo cosa è successo. Sì, una testata, testa contro testa con l'avversario, è rimasto un po' stordito Francesco. Ora c'è bisogno anche dell'intervento della panchina. A metà del primo tempo un colpo alla tempia, giusto controllare bene che non sia nulla di che, come speriamo e come sarà sicuramente, mentre Bigica chiama a colloquio uno dei suoi per suggerirgli di fare meglio qualcosa. In quel caso un controllo, un'azione, forse era Leone che ha sbagliato due volte il passaggio nell'azione precedente. Particolarità che sia Leone che Flavio Russo, due membri importanti, ecco qua la testata, intanto due elementi importanti di questa squadra, sono siciliani di Catania, sono trasferiti poi a Sassuolo nel corso degli scorsi anni e ora sono di fatto colonne della squadra di Bigica, che dunque parla siciliano, se vogliamo, in piccola parte. Pallone recuperato proprio dal neo subentrato Camarda, che è riuscito a superare il problema precedente. Qui Sassuolo con Lopez, che gioca su Corradini e poi Löffen. Un quarto di match pronto ad andare in archivio sul punteggio di 0-0. Milan che sta provando ad alzare l'intensità delle sue azioni offensive. Attenzione qui però a Russo, che ci ruba palla per un attimo e subisce il fallo di Malaspina a tre quarti campo. Grande fisicità, classica prima punta.
Flavio Russo, che qui ha preso il tempo a Malaspina. Difende anche con i suoi attaccanti il Milan, mentre Kevin Leone è pronto a effettuare il cross. Tante maglie fosforescenti alla testa del secondo palo. Milan che difende in linea. Leone, palla lunga, ci arriva di testa Corradini, poi Bartesaghi. Spazza via lontano. Attenzione all'uno contro uno che poteva nascere sia con Löffen. Tainer sbaglia tutto sul rinvio, palla direttamente fuori e dunque riconquistata dal Milan. Malaspina, Bakune, l'ultimo tocco è chiaramente di Kevin Bruno. L'anno scorso per lui ben 18 gol da trequartista, non una punta vera. A lungo è stato anche capocannoniere, sicuramente è stata la sorpresa del scorso campionato primavera, che il Sassuolo ha chiuso con un ottimo rendimento tale da portarlo alle semifinali scudetto. Grande stagione quella scorsa, leggermente invece altalenante a livello dei risultati questa per la squadra di Bigica. Qui la Aponava rischia ancora tanto, centralmente Leone che riconquista il tiro murato. Deve trovare i riferimenti Lapo, non è facile, ribadisco, per un portiere che non gioca da tanto tempo, soprattutto nel gioco con i piedi, farsi trovare pronto. Un conto, per quanto siano ottimi e abbiamo referenze da tutti, anche i colleghi di Lapo, che siano davvero di alto livello i suoi allenamenti, ma poi quando c'è la partita al di là della categoria diventa un altro discorso, e questa è soltanto la sua prima gara stagionale. Malaspina sbaglia il controllo, poi siamo fortunati qui a non far ripartire il Sassuolo. Bakune, dobbiamo cercare di mettere ordine e di mettere un po' di concretezza nel nostro attacco. Minuto 25, è arrivato il momento di farci più pericolosi di quanto fatto finora. Scotti per Bakune. Malaspina gira su Bartesaghi, che è venuto, così come insegna un po' lo schema di mister Pioli in prima squadra, è venuto a fare la mezzala, cosa che vediamo costantemente sia in prima squadra ma anche in primavera con Bakune, con lo stesso Bartesaghi che qui partecipa all'azione offensiva. Stalmach, ancora Davide che può andare sul fondo, qui ha sbagliato l'orientamento del corpo, stava tornando indietro invece che andare in profondità, il pallone di Stalmach era giusto, allora deve tornare, riprendere campo, mentre Sassuolo può battere questo rinvio. Löffen per Tainer, batte corto la squadra di Bigica. Falasca pressato da Camarda, Löffen alza per lo stop di Parlato. Bruno alza la testa, va con il lancio ottimamente intercettato da Parmigiani. Malaspina dietro ancora dalla Ponava, che sceglie di rinviare lontano con il sinistro, direttamente fuori però. Finora partita senza un padrone vero, in attesa di grandi scossoni, qualche tiro in porta, parate non impossibili per i due portieri, qualche disimpegno non perfetto, ma fin qui nulla di eclatante, ribadisco, da sottolineare per quanto riguarda le fasi offensive. Centralmente Malaspina per Parmigiani, che coinvolge Bakune, muove palla al Milan che poi lancia in profondità, dove Löffen sceglie la via del fallo laterale. Sassuolo che reduce da un roboante 6-3, 9 gol in una sola partita, uno degli attacchi sicuramente più importanti di questo 2024, quello del Sassuolo, che però ha avuto la sua fase migliore della stagione tra ottobre e novembre, quasi perfetto il percorso tra autunno e inverno, poi tra fine 23 e inizio 24 come anni solari intendo, in un po' frenato il rendimento. Sono comunque, vi dicevo, a due soli punti da noi in classifica, quindi attenzione.
quello che si nota studiando un po' i numeri di questo Sassuolo è che abbia molte difficoltà a tenere la porta inviolata. L'ultima volta che è riuscito a ottenere un clean sheet è addirittura a dicembre con la Fiorentina, inizio dicembre. Milan che qui attacca sulla fascia sinistra con Stalmach, buona la giocata, anche Bartesaghi dà una mano. Stalmach prova ad andarsene, bene il polacco, palla sul destro, il cross sul secondo palo, Scotti il controllo, palla in area piccola quasi, allontanata da un intervento all'ultimo istante di Parlato in diagonale. Milan che si fa minaccioso, ora Bakune crossa con il sinistro, palla che resta lì, nessuno la calcia, contatto su Camarda, calcio di rigore. Calcio di rigore per il fallo subito da Francesco Camarda. L'arbitro ci ha pensato quei due secondi tra le proteste ora del Sassuolo. Ha concesso però il penalty per questo intervento e mi sembra non esserci. Io sono sempre molto onesto. No, prende il pallone pieno. Questo è un rigore inventato. Mi sarei imbizzarrito, l'avessero dato contro di noi. Lo danno a nostro favore, me lo tengo, ci mancherebbe, ma è un errore dell'arbitro. Milan qui fortunato nella decisione arbitrale, non c'era assolutamente fallo per quello che almeno ho potuto vedere da quel replay, a meno di un contatto precedente tra il difensore da dietro, ma mi sembra di no. Qui è stato fischiato secondo me l'intervento di Kumi, che era pienamente sul pallone. Proprio Camarda però, al minuto 29, dal dischetto per realizzare questo rigore. Parte Francesco. Con il destro la palla in gol! La palla in gol per l'1-0 del Milan! Sfiora soltanto Tainer, Milan avanti con il decimo gol stagionale di bomber Francesco Camarda, ed è ancora lui in attesa di risposta di Sia, il miglior marcatore della squadra. È una gara di partita in partita per i nostri due capocannonieri. Il primo a tagliare la doppia cifra in questa stagione è proprio Francesco Camarda, che dunque porta avanti il Milan, lo ribadiamo, rigore che a mio avviso, a nostro avviso, quanto abbiamo visto da quel replay, non c'era, quindi sicuramente episodio che va considerato come favorevole, ma ne abbiamo viste talmente tante, con l'assenza del VAR purtroppo, perché ormai siamo abituatissimi a poter correggere gli errori, quelli più evidenti almeno. Non sempre, non per tutte le squadre, però spesso succede che vengano corretti, e quindi quando non succede, così come nel campionato primavera, ci sembra strano. In questo caso è andata bene a noi, tante volte ci è andata male, dunque ce lo teniamo. Questo gol del vantaggio alla mezz'ora di gioco, Milan che la sblocca con Camarda. E ora prova nuovamente a portarsi in avanti con Sala, che va a pizzicare Löfven. Allontana Tainer che la stava parando, è andato vicino a parare il rigore di Francesco, poi il pallone che è scivolato in rete però per nostra fortuna. Ora si lotta, c'è anche un cartellino, il primo cartellino è per Malaspina, intervento in mezzo al campo ai danni di Kevin Leone. Purtroppo in questi casi l'arbitro, quando prende una decisione così importante, sbagliata, questa tra l'altro non è mai ammonizione per quanto mi riguarda, però ci poteva stare il fallo, ma questa mai ammonizione. Dicevo, l'arbitro rischia di uscire un po' dal controllo del match, che finora era stato abbastanza agevole. Nel caso in cui prendi una decisione, magari non sei neanche tu completamente sicuro, che mi sto immedesimando, cosa che non è facilissima per quanto riguarda tanti di noi nel ruolo dell'arbitro. Hai preso la decisione comunque importante come un rigore, non ne sei sicuro, rischi poi di voler involontariamente compensare con altre scelte. Qui un'azione che secondo me non c'era. Speriamo che possa rientrare subito nel match il signor Gabriele Sacchi della sezione di Macerata, che oggi dirige le danze al Vismara. Quarto d'ora finale che dunque è iniziato benissimo per il Milan con il gol di Camarda. Quarto d'ora finale di primo tempo che prosegue ora con un possesso difensivo. Nava sceglie intelligentemente di non rischiare più e di calciarla via. Recupera Bruno, poi Parlato sulla fascia di destra, alza un destro altissimo su Russo, che difficilmente avrebbe potuto fare più di questo.
tocco direttamente oltre la linea di fondo, recupera la Ponava. Milan che si riorganizza e proprio quando vi ho detto dei dati, delle statistiche che vedevano il Sassuolo prendere sempre gol dal 2 di dicembre in poi, l'ultimo clean sheet registrato contro la Fiorentina, è arrivato il gol anche per questa settimana. Noi siamo invece la seconda miglior difesa dopo l'Inter di questo campionato, ben 14 con quello di oggi, gol presi in più rispetto a noi da parte del Sassuolo. Ancora Milan che attacca con l'autore del gol, Camarda, area di rigore, Stalmach, Bartesaghi al traversone, colpisce proprio Camarda sulla schiena, poi Parlato in avanti dove c'è il Milan a controllare, Stalmach lotta con Kevin Bruno che gli porta via il pallone e prova ad andarsene, palla al piede. Viene a fare gioco il Sassuolo in mezzo al campo dove c'è un ottimo Stalmach, sta giocando molto bene il ragazzo polacco. Nava qui per Parmigiani, Bakune centralmente dove c'è però il Sassuolo, recupero con Lopez, Kevin Leone, posizione di ala sinistra, recupera il Milan con il raddoppio di marcatura intelligente di Emanuele Sala. Poi il pallone allontanato, ma la spina a lottare, Stalmach può far ripartire l'azione, ci pensa un attimo, subisce fallo, si va per la regola del vantaggio. Nziala all'indietro per la Ponava, che trova i riferimenti rispetto all'inizio, si è sciolto sicuramente l'Apo e è la seconda giocata intelligente con i piedi per Stalmach. Poi Diego Sia, lui che si è visto abbastanza poco finora, sicuramente nominato di più Scotti. Ma la spina, Bakune in sovrapposizione, Scotti si porta in aria, buono il cross in mezzo, esce Tainer, palla che resta lì, la rovesciata provata da Sia, occasione Milan. Al minuto 35, l'azione che non è finita, ancora Camarda, prova ad andarsene in aria, chiuso però da Corradini. Cross velenoso di Bakune che stava diventando buono anche per la deviazione a campanile di Tainer, qui il fallo su Kumi da parte di Malaspina che deve stare attento perché è già ammonito, questo sicuramente non era un fallo d'ammonizione sul capitano, nuovo capitano del Sassuolo, ovvero Justin Kumi. Se Corradini ha ereditato il posto in difesa di Cannavaro, invece Kumi ha ereditato la fascia al braccio. Ragazzo italo-ganese ma che ha scelto nazionali under italiane. Ora attacca insieme ai compagni in area di rigore. C'è Nziala però molto attento che libera dove c'è Camarda al controllo. Fallo di Corradini non fischiato. Ancora Sassuolo con Leone. Palla non controllata bene dal numero 10. Poi Scotti prova un dribbling dove non va tentato. Allora ancora Falasca, cross in mezzo, palla buona e cacciata malissimo da Caragea, ma Milan che sta concedendo qualcosina, è già la seconda o terza occasione nella quale il Sassuolo non conclude affatto bene ma creando i presupposti di un pericolo. Qui era tutto solo Caragea, marcato non benissimo dai nostri difensori e anche da Bartesaghi che sta facendo la diagonale. Rinvio per la Ponava. Nei minuti finali di questa prima frazione, pallone che spiove nella metà campo del Sassuolo, poi Stalmach senza fallo su Kumi, Bartesaghi per Nziala. Tanti giropalla del Milan che sono arrivati fino ai difensori o fino al portiere. Non è una novità, Milan che oggi sta rischiando qualcosina in più anche perché il campo man mano che si va avanti si fa un pochino più pesante. Giornata fredda e uggiosa in quel di Milano. Colpo di testa di Camarda che era scivolato ma è riuscito comunque a dare una mano ai compagni. Stalmach, il break centrale. Ottima partita di Darius. Scotti per Bakune, il cross in mezzo, al tiro, il gol del Milan! Il gol proprio di Diego Sia, pazzesco, 10 anche per lui! Anche per Diego Sia dopo Camarda, vanno insieme, vanno a braccetto così come contro il Cagliari, un gol a testa anche in questo match. Milan
letale nelle azioni create. Ho chiesto un po' di concretezza, mi hanno ascoltato alla grande i ragazzi. Qui il cross di Bakune, l'assist per Diego Sia, che è al limite del fuorigioco, ma in posizione regolare. Qui ringrazia Bakune e trova il gol, che fa dunque doppia cifra anche per lui. Eccolo qua, il bel abbraccio tra i due bomber di questo Milan Primavera. Camarda che ha segnato su rigore, Sia che ha portato sul 2-0 il punteggio al minuto 37. Direi benissimo così in questo primo tempo per mister Abate, con i due gol che indirizzano la sfida, che indirizzano questo Milan-Sassuolo, 21esima giornata del campionato di Primavera 1, che per ora ci fa sorridere. Li vogliamo assolutamente che sia così anche tra un'oretta circa, quando si chiuderà la partita. E sarebbe un'altra imposizione importante in termini di classifica, anche se, ed è un mantra che ripetiamo ormai alla noia, non è la classifica la cosa più importante. Il fatto di avere così tanti ragazzi in prima squadra è già un successo stagionale indelebile per il settore giovanile, però visto che siamo qua a giocarcela, visto che il gioco è interessante anche in quella zona di classifica, perché non tenerci, perché non appassionarsi? Ora attenzione al Sassuolo che va al cross in mezzo, palla buona per un tiro in porta parato da Lapo Nava, primo vero intervento per Lapo, essendo parata a terra in due tempi sul tentativo. Non mi sembrava Russo che viene inquadrato, mi sembrava un altro elemento del Sassuolo. Eh sì, si trattava di Parlato. Attacco da parte del terzino destro che si era trovato in fase offensiva. Camarda di prima, giocata buona per Diego Sia. Combinano i due autori dei due gol rossoneri. Ancora Camarda. Sta crescendo a vista d'occhio in questa stagione con l'impegno in avversari di 3 o 4 anni più grandi. Scotti, punta, limite dell'aria, ancora Bakune per Pippo, combinazione con Malaspina, poi Sia in zona centrale, anzi era Sala, Malaspina nuovamente per Bakune, palla che gli scivola via, peccato. Abbiamo trovato ottimi riferimenti sia da una parte che dall'altra, sia con Bakune che Bartesaghi in zona e in fase offensiva, partecipando come di consueto anche con i difensori. Russo qui se ne va con un tocco di mano, l'arbitro se ne accorge e fischia. Calcio di punizione a 5 minuti dal termine di un primo tempo che sta sorridendo al Milan di Ignazio Abate, più corrucciato invece come l'espressione di Russo, il Sassuolo di Bigica. Pronto a battere Emanuele Sala davanti alla panchina del Sassuolo. Si andrà con un lancio dalla gestualità, così è destro altissimo direttamente verso Camarda, ma Teiner lo blocca all'interno della sua zona, della sua area. Vuole sempre gli attaccanti esterni a disturbare le azioni del Sassuolo. Abate ha accompagnato il pressing di Sia, in particolare il nostro allenatore, palla che però è uscita dal campo, anzi è un calcio di punizione per un fallo del quale non ci eravamo nemmeno accorti, però lascia il tempo che trova, uguale, si riparte con Lopez, Falasca, Scotti su di lui, poi Leone, uno contro uno con Bakune, bravissimo Scotti a seguire Falasca, molto attento anche tatticamente. Crescita dei nostri ragazzi impressionante nel corso di questa stagione. Dicevo di Camarda, ma anche Pippo Scotti sta continuando, impiegato anche per diverse settimane come terzino, addirittura lui che invece è un attaccante, ma sta continuando con l'aiuto di mister Abate e dello staff della Primavera a crescere e a migliorare. Lavoro, davvero è giusto ribadirlo, di altissimo livello, quello dello staff e di tutto il settore giovanile, che permette a tanti ragazzi così giovani di mettersi in luce in un campionato importante come Primavera. Russo, dribbling al limite dell'area, poi il tiro parato a terra, qui la buona giocata di Flavio Russo, meno la conclusione. Per ora siamo riusciti a mettere
la museruola dal punto di vista calcistico sia a lui che a Kevin Bruno, quindi direi benissimo così, anche perché al netto delle difficoltà difensive delle quali vi parlavo e delle quali parlano anche i numeri che ho citato prima, il Sassuolo comunque è un ottimo attacco. Bisogna comunque rimanere con l'asticella della tensione molto alta per non far rientrare nel match i nostri avversari. Bakune cambia lato, dove c'è però l'intervento di testa di Parlato. Kevin Leone non è mai entrato in partita finora al numero 10, questa è una buona notizia per noi. Qui fischiato un fallo a Camarda sul disimpegno di Corradini. Sembra particolarmente stanco Francesco, qui probabilmente ha subito anche un colpo al ginocchio sul rinvio di Corradini, anzi al braccio. Un po' dolorante più che stanco, rientra comunque nella nostra metà campo, mentre Sassuolo agli sgoccioli di questa prima frazione, imposta nel cerchio del centrocampo, Löffen per Corradini. Poi Kevin Leone per Lopez, scambiano i due, attenzione, anzi Kevin Bruno, l'altro Kevin per Leone che stoppa qui in area di rigore e cerca di andarsene ma non trova la via contro un ottimo Adam Bakune che ha vinto l'uno contro uno. Posizione ancora una volta pericolosa. Numero 10 che vi raccontavo essere un po' il veterano della squadra per presenze, uno di quelli che sicuramente ha giocato di più in questi anni nel campionato primavera, anche sotto età, perché lui è un 2005, quindi gioca da diverse stagioni con ragazzi più grandi. Ora è arrivato un po' l'anno della maturazione, colonna della squadra, finora partita non buona e ribadisco, va benissimo così. Bakune, buona la giocata per Camarda che però non arriva su questo pallone. Lopez, Parlato, si impegna Camarda per disturbarlo, poi Nziala, Bartesaghi e riparte l'azione del Milan con Stalmach. Grandissima partita, mi è piaciuto molto in questo primo tempo il ragazzo polacco, fin qui una delle migliori prove della stagione per lui. Ma la spina per Parmigiani, ancora Stalmach. Nziala cerca compagni disponibili e trova Bartesaghi che scava con il destro su Camarda. Bakune, azione infinita del Milan, qui sbaglia il tocco Adam, allora Russo a recuperare, lo stesso Bakune all'intercetto, esce la Ponava a due pugni, Bartesaghi lo aiuta allontanando il pallone che arriva quasi in zona Sia, sarebbe stato un 3 contro 3 mentre sono 2 minuti di recupero esibiti dal nostro team manager Simone Reposi. Ma la spina per Stalmach, break Milan sul rinvio del Sassuolo, ancora Sia al traversone che però non trova nessuno, peccato. Il gol adesso sarebbe una mazzata incredibile per il Sassuolo. Milan che ci ha provato sull'azione precedente senza la necessaria cattiveria. Parlato per Bruno, pallone largo, Sassuolo non nella migliore giornata, tanto meglio guardandola in maniera opportunistica per noi, che invece della vittoria di oggi ci fregeremmo non poco, per l'inquietudine però del mister avversario che vedete non pare molto soddisfatto. Ultimo minuto intanto del primo tempo, il secondo di recupero è già iniziato. Bartesaghi con le mani per il batti e ribatti che porta il pallone sui piedi di Sia. Poi Stalmach, ordinato insieme a Malaspina in mezzo al campo a pulire delle azioni che il campo invece sporcava spesso e volentieri. Bartesaghi, Milan che gestisce quest'ultimo possesso senza il bisogno di grandi accelerazioni, la Ponava va con il destro in avanti su Camarda, sempre riferimento, sta staccando benissimo dalla marcatura di Corradini. Bartesaghi, traversone in mezzo, Camarda di testa, che gol! Che gol di Camarda! Undicesima perla stagionale! Un gol pazzesco di testa! Periodo di forma devastante di Francesco Camarda,
che raddoppia le marcature personali, triplica quelle di squadra e chiude un primo tempo da applausi del Milan Primavera, con un colpo di testa all'incrocio dei pali, quasi da fuori area. Altro gol strepitoso, altro gol che farà, si prenota per fare il giro del web, non solo in Italia, di Francesco Camarda, che viaggia verso i 16 anni, pensate, questo ragazzo non ha ancora 16 anni, guardate che gol ha fatto qui di testa, pazzesco. Fa delle giocate istintive che ti lasciano sbalordito, così come fu la rovesciata contro il PSG, così come è stato il gol in pallonetto contro il Cagliari, questo è un gol fantastico, di testa all'incrocio dei pali, si chiude così un primo tempo devastante del Milan, che dunque è sul 3-0 al 45esimo contro Sassuolo. Voi rimanete su Milan TV perché tra poco viviamo insieme anche la ripresa di questa 21esima giornata della Primavera 1. Squadre di nuovo in campo al centro sportivo Vismara. Puma Auso Football, ben ritrovati, con un Milan che si confronta nei suoi effettivi, nei suoi protagonisti, di un primo tempo, come definito, abbastanza perfetto, poco da aggiungere. 3 gol del Milan, 3-0 il parziale e soprattutto un altro gol incredibile di Francesco Camarda, che dopo quello segnato al Cagliari ha prenotato un altro giro del mondo di views con il colpo di testa all'incrocio dei pali, proprio allo scadere di un primo tempo dal quale era complicato aspettarsi di più, perché Sassuolo, ve l'abbiamo raccontato, è squadra di alta classifica, era uno scontro, era ed è uno scontro diretto, perché ci mancherebbe, c'è tutto un secondo tempo da giocare. Il Milan l'ha messo sicuramente in discesa, ora deve completare l'opera con il signor Gabriele Sacchi, che vedete inquadrato, che ha sbagliato una cosa però abbastanza importante, in questo caso fortunatamente a favore del Milan. Tante volte abbiamo tirato le orecchie agli arbitri, che comunque, così come i giocatori, sono in fase di crescita quando si tratta di campionato primavera. Ha fatto una buona partita, certo il rigore che ha aperto le danze sicuramente è stato, diciamo così, molto generoso per il Milan, se non per essere più efficaci non c'era. Però detto questo, partita comunque poi condotta bene dal Milan, dentro Vedovati, fischio iniziale del secondo tempo che arriva in questo momento. Vedovati, che è un attaccante, per lui aria di derby, visto che è appena arrivato nel mercato invernale dall'Inter al Sassuolo, dentro per questa seconda frazione, attaccante mancino. Bigica cambia qualcosa, cambia le carte, soprattutto movimenti del suo attacco, con un ingresso al posto dell'impalpabile Caragea, ragazzo si è visto veramente poco nel corso della prima frazione. Cambia dunque il compagno di reparto di Flavio Russo e subito Kevin Bruno porta avanti un pallone recuperato però dal Milan con Parmigiani, che subisce fallo. Grande giocata difensiva di Pietro Parmigiani, palla riconquistata. Tra l'altro stanno arrivando una serie di rinnovi di contratto e di primi contratti da professionisti per i ragazzi della Primavera del Milan, sia Parmigiani che anche Cappelletti, che aveva debuttato settimana scorsa contro il Cagliari, oggi in panchina, hanno firmato da pochi giorni il loro primo contratto con il Milan, primo contratto da pro si intende, dopo quelli da settore giovanile. Però sicuramente anche da questo punto di vista Milan, che sta pianificando il futuro. Palla intanto per il Sassuolo, che ci prova con un lancio lungo, Nziala, dove c'è Kumi di testa, Bruno, ancora il capitano del Sassuolo, che sposta il pallone sulla fascia di sinistra. Cross con l'esterno del piede per Leone, poi ancora Kevin Bruno al traversone, respinto in fallo laterale dal Milan, che, lo ricordiamo, si schiera con Nava tra i pali, Bacune, Parmigiani, Nziala e Bartesaghi in difesa, Malaspina e un ottimo Stalmach in mediana, Scotti, Sala e Sia alle spalle di Camarda. Due gol per Francesco Camarda, che dunque ora è a quota 11 in stagione, il miglior marcatore della squadra di Abate. 10 quota invece raggiunta da Sia in virtù del gol segnato nel primo tempo. E ora Stalmach prova ad avventurarsi in un dribbling che però lo porta a commettere fallo in attacco. Era un'altra buona opportunità per il Milan di far male al Sassuolo, che ora deve disimpegnare, con intervento pericoloso di Bartesaghi,
con Corradini che si arrabbia, ammonito Davide Bartesaghi. È il secondo cartellino per noi dopo quello di Malaspina nel primo tempo. Ora non ha nessun tipo di senso andare a muso duro contro gli avversari, anche se non è successo granché, nel senso che ci può stare un confronto anche più acceso con un avversario, basta non trascendere, però non bisogna caricarsi di cartellini anche più gravi del giallo, per intenderci, in un momento in cui siamo sul 3-0 di vantaggio. Siamo molto molto calmi, ragazzi, e facciamo fluire la partita che abbiamo messo dalla nostra parte. Continuano i dialoghi tra giocatori del Sassuolo e del Milan. Löffen per Teiner, che torna dal numero 4, scuola PSV, ragazzo olandese. Ora fascia di sinistra, pallone recuperato per un attimo da Bakune, che poi lo calcia via, dove può essere preda di fatto solo della difesa del Sassuolo, che riparte subito. Fascia di destra, Parlato, poi Justin Kumi, Kevin Bruno, Sassuolo che la tiene, eccolo qua, Vedovati con il sinistro, il neo entrato, ha provato la giocata. Disimpegna Corradini, Parlato per Vedovati, Rasoterra muove il pallone nel Sassuolo sulla tre quarti del Milan. Attenzione a Kumi, che ora lo alza verso Russo, poi arriva anche Scotti ad aiutare Bakune nel disimpegno. Addirittura dribbling per Bakune, l'ultimo tocco, sì, è del Milan, non del Sassuolo, che dunque rimane in zona d'attacco. Falasca, pronta alla rimessa lunga in area di rigore, al minuto 5 della ripresa. Il terzino del Sassuolo, la testa di Bakune, poi anche Sala a lottare. Scotti non è riuscito, dopo un ottimo avvio, a farsi vedere soprattutto in dribbling, e qui concediamo un altro corner dopo quelli del primo tempo. Scotti ha tentato di adattarsi, immaginavamo per richieste proprio di Abate, in zona più centrale. In generale però non è riuscito spesso ad andare via con i suoi dribbling in velocità, partecipando invece tantissimo e in maniera lodevole alla fase difensiva. Dalla bandierina ora al Sassuolo, Lapo Nava, due pugni a allontanare. Lopez, ancora Camarda per la corsa di Bigica. Löffen, riparte la squadra ospite al Vismara, sotto di 3-0. Stalmach alza questo pallone che di testa Nziala rispedisce in avanti. Kumi, palla messa giù dal solito Kevin Bruno. Poi Parlato, l'intervento di Bartesaghi, un po' rischioso visto che ha ammonito, ma nettamente sul pallone. Poi subisce anche fallo Davide. Qui ci vuole grande determinazione e anche molta considerazione di se stessi a fare un intervento del genere appena dopo l'ammonizione. Qualcuno potrebbe dire personalità, qualcuno un po' di incoscienza. Sta di fatto che è stato perfetto nella scivolata Davide Bartesaghi. E dunque si riparte con il calcio di rinvio, calcio di punizione, che è un calcio di rinvio affidato a Lapo Nava. Con il destro Lapo direttamente nel cerchio del centrocampo, di testa Lopez prima di Camarda, la mette fuori il Sassuolo. Sono uscite in settimana le convocazioni dell'Under 19 di Corradi, in vista dell'ultima amichevole prima della fase che sarà a marzo, di fase elite dell'Europeo. Ci sono anche rossoneri, ad esempio Scotti, ad esempio Sia, che è la prima chiamata con l'Under 19, ad esempio anche Bruno, Kevin Bruno, di cui abbiamo parlato lungamente nel corso del primo tempo, che torna in nazionale. Quindi diversi elementi di questo Milan-Sassuolo saranno poi protagonisti anche in azzurro, anche Magni, che oggi però non è in campo perché è squalificato. Quindi un buon drappello di rossoneri pronti ad andare a difendere i nostri colori in Under 19, cosa che hanno fatto negli scorsi mesi anche Bartesaghi e Bakune. Quindi tanti sono i ragazzi nel giro di
delle under azzurre in generale, in questo caso della under che corrisponde al campionato primavera, ovvero l'under 19. Bartesaghi. Palla tra le mani per il nostro terzino che cerca Sala, lavoro oscuro a tre quarti da trequartista tattico di Emanuele Sala. Il classico centrocampista adattato un po' di metri più avanti per aiutare in generale il gioco di squadra, lo sta facendo con la solita efficacia anche oggi Emanuele, che qui rincorre l'avversario, recupera Malaspina. Bakune, giro palla del Milan che riparte, qui bisogna essere intelligenti e far stancare il Sassuolo che è sotto nettamente nel punteggio, quindi dovrà sbilanciarsi, quindi ci lascerà metri alle spalle dei propri difensori. Tutti ragionamenti logici nel tipo di partita che si è configurata dopo il primo tempo, che il Milan dovrà interpretare sicuramente bene in maniera scaltra e intelligente. Bakune, solito movimento a pendolo di Camarda che esce dalla marcatura dei centrali e gioca il pallone. Bartesaghi, pressato da Kumi, sia di tacco, è sfortunato nell'ultimo tocco perché la rimessa è ora del Sassuolo. Ancora il capitano nero-verde, Kumi, dietro per Löfven. Ora il primo nostro riferimento in pressing è proprio Emanuele Sala. Non è che resta nel cerchio del centrocampo, lo recupera Vedovati che innesca Parlato. Traversone di Parlato, spizza Bruno, poi arriva anche Falasca, Kumi, tante maglie fosforescenti in quella zona. Il diagonale in fuorigioco però, e c'era stata la grande parata di Laponava sulla giocata di Kevin Bruno. Un ragazzo cresciuto a Reggio Emilia, nella Reggiana, prima di arrivare a Sassuolo, quindi a pochi chilometri. Bartesaghi con il destro ad allontanare. Camarda subisce fallo, mi sembrava abbastanza evidente. L'arbitro fischia successivo su Bartesaghi, ma anche la spinta su Camarda mi sembrava passibile di intervento. Molto cresciuto Kevin Kumi rispetto all'anno scorso, lo ricordo nelle sfide, in realtà penso anche l'anno prima, non vorrei sbagliarmi, ma diverse stagioni che gioca in primavera. Molto cresciuto anche fisicamente. Camarda per Scotti, buona azione del Milan, Pippo Scotti, area di rigore, il diagonale di Scotti, la palla che resta lì, poi Sala non riesce ad arrivare in tempo per il tap-in, ma la prima occasione dopo 10 minuti di secondo tempo è ancora per il Milan con Pippo Scotti servito da Camarda. Prova il Sassuolo a riportarsi su con Vedovati, azione del neo entrato numero 90 contro Bartesaghi, va sul fondo, cross troppo alto che però viene controllato sul secondo palo dal Sassuolo, c'è il fallo su Scotti. Falasca si lamenta, mi sembrava anche in questo caso chiaro un intervento irregolare, mentre si alza un certo vento in quel del Vismara in una delle sue versioni più fredde della stagione. Qui l'assist di Camarda per Scotti, rivediamo il tiro abbastanza centrale parato da Teiner. Attenzione a Parlato, c'è un giocatore del Milan a terra, continua a giocare il Sassuolo, Parlato sul fondo, la tiene dove c'è Nziala che libera. Lancio lungo del Milan che poi recupera con Malaspina, prova ad andarsene Mala, giro di palla che coinvolge Sia, la tiene in campo Diego. Possiamo andare ad attaccare l'area di rigore con Diego Sia. Palla sul destro, centrale per Malaspina. Tiro di Malaspina deviato in calcio d'angolo. Ancora Milan pericoloso con una ripartenza iniziata e conclusa dall'inquadrato Malaspina. Eccolo qua il tiro deviato all'interno dell'area di rigore. Quando siamo ormai quasi all'ora di gioco, leggera pioggerellina
che è ricominciata sul centrale della Puma House of Football. E Bartesaghi pronto dalla bandierina con il sinistro sul secondo palo, pallone che passa, arriva fino a Stalmach che ricomincia. Malaspina, torna Bartesaghi a giocare, poi giustamente, come vi dicevo prima, Milan che gestisce senza fretta la situazione. Ora Malaspina calcia su Bruno che non riesce a tenerla in campo, dunque sarà rimessa in gioco per i ragazzi di Mister Abate. Prima del match, dialogo tra il padrone di casa, la Puma House of Football, ovvero il nostro responsabile del settore giovanile Vergine, e il corrispettivo del Sassuolo, ovvero quel Palmieri, ormai dirigente di lungo corso a livello giovanile in Italia, lo ricorderete come bomber negli anni 90, anche tra le altre della Sampdoria. Lui che divide i compiti con un altro ex giocatore come Piangerelli, che fa da coordinatore del settore giovanile al Sassuolo. Sta lavorando sempre bene con i giovani la squadra neroverde. Attenzione a Vedovati che arriva in area di rigore, sfiora il gol del 3-1. Ottima giocata di Vedovati, che qui ha messo in crisi la nostra difesa. Grande occasione, sinistro leggermente largo, Nziala non l'ha tenuto e ha messo nel mirino il secondo palo Vedovati. Occasione evidente, chiara da gol, la più evidente probabilmente fin qui per il Sassuolo in un'ora di gioco. Stalmach per Bartesaghi che non la tiene, Milan che ha abbassato un po' il livello dell'attenzione, subito ha rischiato di pagarlo. Ora concediamo una rimessa laterale in zona offensiva per Parlato. Va al 99 direttamente in area, colpo di testa all'indietro di Vedovati, poi Russo, tiro deviato e messo fuori da Nziala. Sia la tiene prima che esca, intervento ancora nella difesa del Sassuolo, sempre con Parlato, scambia con Kevin Bruno. Vedovati anticipato da Bartesaghi, poi c'è Malaspina, alza palla Parmigiani ancora una volta dalle parti di Sia, palla che però rimbalza fuori. Siamo entrati nella mezz'ora finale intanto al Centro Sportivo Wismara in questa 21esima giornata del campionato di Primavera 1. 3-0 Milan sul Sassuolo, doppietta di Camarda, gol di Sia, tutto nel primo tempo. Kumi in avanti il pallone dove c'è un ottimo Parmigiani. Abbiamo un po' smesso di fare il gioco che facevamo nel corso del primo tempo, anche per via, sicuramente per via del punteggio che volenti o nolenti ti porta a decelerare. Palla recuperata ora da Scotti al limite della nostra area di rigore, poi allontana. Camarda recupera anche questa su Löffen. Va con il lancio lungo, bello per Sia, azione Milan in uno contro uno, Sia, palla che passa, il tocco però con la mano, secondo l'arbitro, di Diego, che non si lamenta, evidentemente gli è rimasta anche lì, non mi sembrava un atteggiamento furbesco il suo, gli è rimasta probabilmente vicino al corpo, se l'è portata avanti e se ne è accorto con il braccio, dunque nessuna protesta, sarebbe stato solo contro il portiere. Palla recuperata per un attimo dal Milan, che poi sparandola direttamente oltre le linee di fondo di fatto la consegna al Sassuolo. Rinvio lungo di Teiner in zona Russo, di testa, poi la mette giù con il piede invece Bakune, che torna ancora dalla Ponava. Tanti anche, oltre a quelli in campo, i ragazzi giovani sotto età che ci sono in panchina. Tra i 2007 abbiamo, oltre a Liberali, che ormai è aggregato fisso in primavera, c'è Niraj Pereira, che ha fatto benissimo contro il Cagliari con l'assist per Camarda.
C'è Cappelletti, come vi dicevo, ha firmato il suo primo contratto da pochi giorni. C'è anche Battistini, una panchina giovanissima, una panchina in stile under 17, di fatto quella del Milan. Vediamo se c'era spazio per qualcuno di loro o dei tanti altri che vorrebbero mettersi in luce, ad esempio penso a Simelak, scusate, attaccante che di fatto fa un po' da riserva a Camarda. Kumi per il movimento di Russo, all'indietro su Parlato, ancora Sassuolo sulla fascia di destra per quanto riguarda l'offensiva, che poi si sposta all'indietro. Corradini per l'anticipo di Malaspina, messo giù, prova ad andarsene Sala su Corradini, l'arbitro ammonisce Parlato, aveva lasciato andare il gioco per arrivare del vantaggio, ma poi era evidente questo pestone ai danni di Malaspina che costa il cartellino all'inquadrato Parlato. Torniamo in gestione, torniamo ad allontanare il pericolo dalla nostra metà campo. Qui il lancio era direttamente su Camarda, l'arbitro che non aveva ancora fischiato. Ripartiamo con una sventagliata però fuori misura di Nziala. Ancora una volta oltre la linea di fondo, Milan che sta un po' rinunciando a costruire per il disappunto di mister Abate, che avete visto nell'inquadratura precedente. Ribadisco, dal punto di vista psicologico però è comprensibile, anche se non dovrebbe essere così sul 3-0, un pochino più complicato. E allora andiamo con Bakune, centralmente per Camarda, sempre lui, Stalmach non ci arriva, poi un secondo intervento che diventa di fatto un assist per Sia, pallone fuori misura. Rischiamo anche di andare un po' fuori giri con la corsa, con tutti questi passaggi sbagliati. Inizia adesso il 66esimo, siamo di fatto alla metà della ripresa. Tre quarti di partita solo in archivio sul punteggio di 3-0. Palla recuperata da Russo per un attimo, con un fallo però. Ancora su Malaspina che si sta mettendo in luce, soprattutto nei corpo a corpo, prendendosi diverse punizioni. Ho visto già movimenti in zona panchina Sassuolo nell'azione precedente. Penso che con il gioco fermo potranno essere concretizzati i cambi. 5 Grano, dunque cambia al terzino di destra, fuori l'ammonito Parlato. Dentro anche il numero 17 Knezovic, altra sostituzione tutt'altro che in attesa. Al posto di Lopez, quindi esce un centrocampista difensivo, entra un trequartista. Knezovic, ragazzo che quasi sempre, o diciamo molto spesso nel corso di questa stagione, mister Bigica ha utilizzato come subentrante, anche con buoni frutti, ragazzo sicuramente interessante, il croato, che parteciperà agli ultimi 22 minuti più recupero di questo Milan-Sassuolo. Vedovati va a disturbare Nava, che però non perde la calma e gioca con Stalmach. Molto elaborato il disimpegno, ma che riesce. Parmigiani, lancio in avanti, colpo di testa del Sassuolo, poi Bruno la riconquista. 5 Grano, primo pallone per l'Italo-Argentino. Poi Kevin Leone. Anticipo pulito in bello stile di Bartesaghi, l'ultimo tocco però è suo nel contrasto con Leone. Cambi anche per il Milan, dunque primi interventi a metà secondo tempo anche di mister Abate sul suo 11. E un altro, così come diciamo di Knezovic, anche Abate ha i suoi cambi abbastanza attesi. Il primo è quasi sempre Bonomi, che entra al posto di Malaspina, ammonito, quindi non un ruolo su ruolo. Sala molto probabilmente retrocederà
nei due davanti alla difesa con Stalmach. Bonomi invece si piazzerà nel suo ruolo di tre quarti, con partenza dalla fascia di sinistra, dunque niente di inatteso. Sia ha traslocato da, diciamo, seconda punta o tre quarti centrale. Abbiamo ricostruito abbastanza agevolmente come cambia il Milan con questo ingresso di Bonomi. Bartesaghi, palla tra le mani, un po' corta la gittata, allora Sassuolo che riconquista. Kevin Bruno, va sempre Camarda a disturbare ed è fondamentale per riconquistare anche questo pallone. Scotti, porta palla, tunnel di Scotti che poi allarga per Bonomi, primo pallone per Ale. Scotti si fa vedere, Bonomi va con il destro direttamente in area, allontana Sassuolo. Palla fuori, sembriamo aver scacciato un po' il tentativo di rientro del Sassuolo, almeno dal punto di vista psicologico, visto che è comunque un'impresa molto complicata. Qui sbaglia il tocco Sia. 5 grano per Corradini. Tiene palla la squadra di Bigica senza grandissimo costrutto. Qui prova Bruno a metterci un po' di veleno con la sua tecnica. Kumi, se ne va Bruno. Poi Vedovati, dove c'è il solito Nziala, esce in grande stile anche Stalmach, che prova ad allungare palla al piede. Se ne va Stalmach, messo giù con un fallo da parte di Leone. Mi sbilancio, la miglior prova stagionale di Darius Stalmach. Sicuro, convinto, sempre nel vivo del gioco, sempre capace di scegliere la giocata giusta. Molto bene il nostro numero 8 quest'oggi, Bakune. Pallone in avanti, non perfetto, lo recupera Falasca. Ora Corradini, avanza 5 grano davanti a lui, riceve palla al numero 2 che allunga la corsa. Bartesaghi prova a contenerlo, uno contro uno, poi si ferma a 5 grano, raddoppiato da Bonomi. Centralmente il Sassuolo. Senza trovare grande velocità, e questo è un altro buon segnale per noi. Sassuolo che prova qualche offensiva, ma gli manca la pericolosità che ha trovato solo Vedovati finora con quella giocata in area di rigore. 5 grano, limite con tiro sbagliato, lisciato per meglio dire, da Russo. All'indietro Corradini su Löffen. Poi Leone in impostazione, palla sulla destra, sempre per 5 grano. Avanti anche il centrale Corradini. Viene anche, si difende bene come posizioni, poi recupera palla con Stalmach. In due tempi usciamo con Scotti, Sia con un crampo si ferma nella sua corsa, allora va solo Scotti, va in uno contro tutti, Scotti area di rigore, il tocco finale. Vorrei rivederlo, l'arbitro lo guarda male. Siamo comunque a credito di un rigore. Kumi, limite dell'area, tiro parato a terra da Nava senza grandi grattacapi. Ancora una volta manca di pericolosità l'attacco nero-verde. Vorrei rivedere l'azione precedente di Scotti, che lamentava un tocco, non ho visto grandi proteste. Archiviamolo così, senza poter controllare nella rallenti se ci sia stato tocco o meno. Qui il cross centrale, ancora una volta Nava a bloccare a terra sotto la pioggerellina del Vismara. Poi Parmigiani, servito all'interno della nostra area, allontana con il destro. C'è il movimento di Sia, che penso abbia prenotato il prossimo cambio, l'ho visto molto affaticato nello scatto precedente, infatti è pronto già Simmelhack, vediamo se entrerà al suo posto. Bonomi, dentro per Camarda in area di rigore, il tocco per Bartesaghi, cross in mezzo, calcio d'angolo Milan, azione
che ha evidenziato ancora l'ottimo movimento di Francesco Camarda. Tecnicamente Zimelak potrebbe essere il suo sostituto, infatti vedo che lascia il campo, e lascia il campo però anche Sia, quindi ci togliamo il dubbio, escono entrambi gli autori dei gol. Doppietta per Camarda, gol per Sia nel primo tempo, che fanno rivedere il più bello della giornata, il colpo di testa all'incrocio dei pali di Francesco Camarda, il suo 11° centro stagionale. Lascia il posto a Zimelak il giovane bomber del 2008, Liberali invece dentro per Sia come trequartista centrale. Non cambierà nulla quindi dal punto di vista dei ruoli. Applausi per i due mattatori del match, applausi anche per chi subentra. Liberali va subito in zona calcio d'angolo, qui rivediamo anche il gol di Sia nel replay. Tutta roba del primo tempo, ora siamo invece sul calcio d'angolo in zona d'attacco, che la regia si era persa allegramente. Palla che è uscita dall'altra parte, quindi sarà ancora corner. Al minuto 74 per il sinistro di Mattia Liberali, appena entrato. Va sul primo palo, pallone messo fuori, ma che torna buono per Liberali. Porta Mattia, poi in buca per Scotti, cross in mezzo per Zimelak. Palla che resta lì, il tiro respinto di Parmigiani, poi Bonomi, occasione Milan. La girata di Bartesaghi, che rimane poi a terra per un colpo al ginocchio. Tainer allontana subito con un lancio da parte a parte. È andato Parmigiani a sfiorare il gol del 4-0, se non ho visto male era lui in area di rigore. Poi vi dicevo, Bartesaghi ha incassato un colpo su quel tentativo di rovesciata. Eccolo qua, cross, palla che resta lì, respinta corta, Parmigiani per il primo gol in primavera, che però non arriva. Milan qui sfortunato, ci poteva stare il poker. Si rialza senza problemi Davide, che torna nella sua zona, mentre il Sassuolo può battere questo fallo laterale in zona d'attacco. 5 Grano, palla lunga, troppo lunga, Parmigiani la spara via dall'area di rigore. Zimelak si impegna per andare a disturbare Tainer, che poi a sua volta tira una gran pedata al pallone. Si gioca un po' stile rugbistico in questo momento, da una parte all'altra del campo. Bonomi, Sala, giocata pulita e precisa a far salire Bakune, che prende campo, Leone su di lui, Bakune cambia su Stalmach, peccato, appena lungo, si è dovuto buttare in scivolata Stalmach per tenere questa palla. Un po' di precisione in più sarebbe stato molto molto più pericoloso l'attacco del Milan. Löfven per 5 Grano, scambiano i difensori del Sassuolo, che poi alzano un pallonaccio fuori in rimessa laterale. Ci ha creduto, ha dato l'impressione di crederci poco già all'inizio del secondo tempo il Sassuolo. Terzo gol di Camarda, è stata un'ammazzata tremenda in quel momento, nel recupero del primo tempo, su un punteggio che era già su 2-0. Calcisticamente è un'ammazzata quasi insostenibile, e infatti il Sassuolo non ha dato prova di averla sostenuta bene, perché tranne l'occasione di Vedovati ha creato davvero poco nella ripresa, sbaglia tanti passaggi, sembra aver un po' mollato la presa psicologica su questo match la squadra di Bigica. Contesa che è pienamente invece nelle mani e nei piedi dei ragazzi di Abate. Fallo su Liberati. Da parte di un Kevin Leone oggi particolarmente in ombra. I due Kevin, Leone e Bruno e Russo, erano un po' i migliori giocatori attesi, insieme a Kumi, i più in forma del Sassuolo. Si sono visti molto poco. Nziala, per Stalmach, avanza il numero 8 del Milan, poi gli ruba palla Bruno.
ancora Nziala, insuperabile nei duelli aerei. Qui ci vuole il rientro di Liberali per pettinare questo pallone. Parmigiani, Nziala, Stalmach, tutto di prima al Milan, ancora Parmigiani. Tanto penso abbiano dato un numero in più di pantaloncini a Vedovati, che continua a tirarseli su. Gli scivolano via ogni azione. Stalmach qui commette fallo in attacco. Osservavo questa particolarità, che a ogni scatto Vedovati deve con la mano tirare sul pantaloncino, non esattamente qualcosa di comodissimo. Poi uno scontro brutto in mezzo al campo, scontro da gioco del calcio, ammonizione per il 17, quindi per Knezovic, che si è visto pochissimo dopo il suo ingresso. Scontro non cattivo, ma abbastanza duro in mezzo al campo, nel quale ha avuto la peggio il nostro ragazzo. Qui vediamo invece il colpo di testa, ancora una volta. Fanno bene a rimandarlo, nel senso che è la cosa più bella di questa partita, e allora rivediamocela 10.000 volte, va benissimo per noi. Gol strepitoso di Francesco Camarda, che ora in panchina commenta con i compagni il prosieguo di un match che vede ancora circa 12 minuti più recupero da giocare. Parmigiani dietro per Laponava, giro su Nziala, vicino a lui Bartesaghi, invece andiamo dritti su Bonomi, si scivola allegramente al Vismara. Leone, palla recuperata da Sala, poi ancora Sassuolo con 5 grano. Kevin Bruno avanza con il suo sinistro, crossa in mezzo, palla allontanata, lamenta un colpo Vedovati, si gioca però Liberali, prova Bonomi che serve quasi involontariamente Zimelak. Leffen ha chiuso in fallo laterale. Bigica che si prende la pioggerellina di Milano, mentre entrano due terzini come Pereira e Cappelletti. Dunque seconda presenza in categoria per Cappelletti. Invece Pereira, che ha giocato la scorsa da titolare, sta trovando una discreta continuità anche come minutaggio, anche se siamo solo agli ultimi 10 minuti, fuori Bakune e Bartesaghi. Dunque cambiano i due quarti di difesa. I complimenti dei compagni per i nostri due terzini di giornata, dentro Mattia Cappelletti, che è anche nel giro dell'Under 17 azzurra, oltre che essere titolare della nostra Under 17, e Niraj Pereira, parimenti, è entrato nel giro della nazionale giovanile italiana, lui che ricordiamo ha origini srilanchesi, ma ha scelto proprio le nazionali azzurre. Palla per Zimelak, che palleggia in faccia all'avversario. Bonomi, Kumi su di lui, Bonomi esce, palla al piede, non riuscendo a creare nulla di pericoloso in questa occasione, in quella zona di campo molto vicina alla bandierina. Sassuolo che ripartirà instancabile. Abate nelle indicazioni ai suoi ragazzi. Nziala torna indietro da Parmigiani, che poi gioca con Sala. Eccolo qua, primo pallone per Cappelletti, che lo spedisce in avanti, dove è il Sassuolo a riconquistarlo. Corradini, ancora per Capitan Kumi, che fa correre 5 grano a destra. Tendenzialmente gioca molto più spesso sulla destra che sulla sinistra Sassuolo, al di là degli interpreti. E infatti insiste da quella parte nuovamente 5 grano. Kumi, bravo Pereira a togliergli palla, poi Zimelak, unico giocatore nella metà campo del Sassuolo. Ora sono tutti nella nostra, tutti dietro la linea del pallone, tutti attenti, gli 11 rossoneri in campo in questo finale di match, che vede rimbalzare via un altro pallone beffardo per il Sassuolo, che
è stato in partita di fatto fino al rigore, poi dal rigore in poi davvero poca roba. La squadra di Bigica è via via uscita dalla contesa, che Milan sta portando a casa con grande disinvoltura. Knezovic alza questo pallone che rimbalza nell'umidità del Vismara, diventa incontrollabile. Ancora cambi, stavolta per i nostri avversari. Si tratta dell'ultimo slot, finisce la partita di Leone, inizia quella di Matteo Rovatti. Per quanto riguarda la squadra oggi ospite, che si è ingrigita nel corso di questo match, via via uniformandosi un po' al meteo. Milan che invece con i fuochi artificiali del primo tempo ha aperto e chiuso la contesa. Stalma qui rischia tanto in area di rigore, rischiamo di regalare il gol al Sassuolo, e così è, regaliamo il gol del 3-1 di fatto noi a Russo, 12° centro in campionato al minuto 84. Permettiamo di mettere brio in questo finale alla squadra di Bigica, che finora ha fatto praticamente nulla. Dunque incassiamo il gol, si passa da 3-0 a 3-1, Milan che riparte, ultimi 6 minuti più recupero con il più 2, non il più 3, stampato a tabellino. Sala, lancio in profondità che rimane buono per Liberali, se ne va in dribbling Mattia, poi dentro per Simmelak, pallone troppo lungo, peccato, se l'ha preparata bene questa azione Mattia Liberali. Abbiamo preso gol in maniera ingenua, regalando di fatto il primo errore di Stalmach di questa partita, regalando completamente l'azione ad un Sassuolo che quasi non ci credeva. Ora bisogna evitare di complicarsi ulteriormente la vita. Kumi perde questo pallone, Milan che non riesce a tenerlo, però ora bisogna andare soprattutto su Simmelak, direi, riferimento ancora più imponente rispetto a Russo per quanto riguarda la fisicità. Vedovati che è entrato al netto dei pantaloncini sbagliati come taglia, è entrato bene dopo l'occasione creata, qui è andato all'assist per Russo. Liberali prova ad andarsene in mezzo al campo, stende Kumi, ma è regola del vantaggio. Di testa Cappelletti prende questo pallone, poi Knezovic per 5 Grano. Prova a lanciarsi in sovrapposizione, Pereira sul pallone senza fallo, se ne va Niraj Pereira, allunga la falcata a sinistra, ancora Pereira, la tiene vicino alla bandierina il terzino appena entrato in campo, poi Bonomi per Stalmach, ancora Bonomi, può cambiare lato, sbaglia questo pallone, non bisogna commettere più incertezze in quella zona di campo perché già un gol abbiamo regalato. Laponava per Cappelletti, centralmente viene a ricevere Liberali che può aprire con il sinistro, lo fa bene per Pereira, anticipo all'ultimo istante di 5 Grano. Pereira, Simmelak la sponda, il numero 29 che la riprende, poi colpo di tacco di Bonomi. E recupera il Sassuolo che poi spara via con Tener. Arriva Parmigiani a buttarla in fallo laterale per evitare guai. Corradini dall'altra parte, Milan che aspetta ora tutto nella metà campo come nell'occasione precedente, senza sbilanciarsi con nessuno oltre la linea di palla. Fallo, in ritardo l'intervento di Cappelletti, si gioca ancora per il vantaggio, Sassuolo che la tiene, Corradini. 5 Grano, va in sovrapposizione, attenzione a Kevin Bruno, Vedovati con il sinistro, di testa allontana il Milan, poi Sala che allunga, ancora Sala,
che alza un pallone in zona Liberali, pallone su Russo, attenzione a Vedovati, area di rigore, il tiro di Vedovati, incredibile, sa solo che la riapre, 3-2 nel giro di 3 minuti, siamo complicati tantissimo la vita per niente, la partita era finita, era in cassaforte. Nel giro di 3 minuti Sassuolo che fa 2 gol e ci mette paura ora. Con l'unico giocatore che di fatto nel secondo tempo è stato vivo, ovvero il subentrante Vedovati. E ora Milan che deve preoccuparsi in questo finale. Cosa assolutamente incredibile per come si è svolto 80 minuti abbondanti di match. Proviamo ad andare comunque con Scotti a prendere questo pallone, colpo di tacco non deviato da nessuno, Sassuolo che riconquista. Pazzesco com'è il calcio, incredibile. Basta un errore, una incomprensione, cambia tutta una partita che non c'era praticamente mai stata nel corso già del primo tempo. Ora minuto 89, siamo 3-2. Niraj Pereira avanti per il movimento di Bonomi che prende questo fallo, l'arbitro non lo fischia abbastanza incredibilmente. Allora avanti Kumi al cross centrale, attenzione al tiro in porta respinto, ma si può aver paura in una partita così? Incredibile, non ci voglio credere. Palla recuperata da Löfven, inizia anche il 90esimo, vediamo quanto sarà poi il recupero. Corradini, pressato da Zimelak, che ora deve dare una grande mano ai compagni. 5 Grano, punta Pereira, va sul fondo, 5 Grano al cross, controlla male in area di rigore il Milan, Bruno, il tiro di Kumi respinto, che paura, Cappelletti, tiro incredibile, non ci voglio credere, ma non ci voglio credere. Sassuolo che pareggia la partita in 7 minuti, incredibile, con Knezovic, buttata via senza senso questa partita. Pazzesco. 3 gol per il Milan nel primo tempo, 3 per il Sassuolo nel giro di 6 minuti, neanche 7 nella ripresa. 84esimo, 87esimo, 90esimo. Milan che butta via 3 punti che potevano essere pesantissimi nella gestione di questo campionato. Ora inizia il recupero che vediamo di quanto è segnalato in questo momento, 4 minuti. Ed incredibilmente la partita è nuovamente pari. Mai avrei creduto, davvero mai avrei creduto all'80esimo di vedere un finale del genere. Se ne sono viste tante nel calcio, ma questa è veramente pazzesca. So solo che non aveva più giocato un tiro in porta, un pericolo creato da Vedovati in tutta la partita praticamente. Siamo riusciti a, perché questa è una responsabilità soprattutto nostra, a fargli rientrare in gioco, e loro sono stati bravi a crederci perché hanno segnato 3 gol. Ora Laponava rischia tantissimo, ancora un regalo del Milan, palla che resta lì, fortunatamente il Sassuolo non approfitta di questo regalone ancora del Milan. Niraj Pereira in avanti per Liberali che prende fallo, già in archivio 1 minuto, ne mancano 3 di recupero. D'altronde l'ultima partita del Sassuolo, ve l'abbiamo detto, era finita 6-3, quindi ce l'hanno nelle corde, soprattutto la fase offensiva. Per una colpa evidente, non far fruttare 3 gol a 10 minuti dalla fine, è una colpa assolutamente evidente per il Milan. Nava va al rinvio, palla che resta per aria, la mette in fallo laterale il Sassuolo. Niraj Pereira pronto alla rimessa, va in area di rigore, palla che rimbalza, anche un tocco di mano, secondo l'arbitro non c'è nulla, ho visto abbastanza nitidamente qualcuno che la toccava di mano, poi non si è capito bene chi fosse. Qui Vedovati tirandosi sui pantaloncini, scusate, mi viene da sorridere perché è qualcosa di abbastanza incredibile. Nava, 2 minuti alla fine. Bigica, che era rimasto praticamente l'unico a crederci nel Sassuolo, ha ritrovato un punteggio in maniera totalmente insperata.
Zimmelak la sponda, poi recupera palla nuovamente il Sassuolo che si ributta in avanti. Vedovati respinto da Nziala in rimessa laterale. Eccolo qua, sì, era nostro, forse tocco di mano con Liberali. 5 Grano, chiama il movimento dei compagni, poi probabilmente sceglierà di andare lungo in area, visto quanto si scivola, come può scivolare anche il pallone, di testa Stalmach, Zimmelak per Bonomi, che se la sposta ma non riesce a partire. Niras Pereira, dietro Danziala, brutto pallone, Nava deve spazzarlo via, ma in fallo laterale, quindi si rimane. Quando è iniziato anche l'ultimo minuto di recupero, nella metà campo e nella tre quarti difensiva del Milan. Cinque Grano, rimessa da dentro il campo, era da fischiare il controfallo, poco importa, recupera Nava, vediamo se c'è l'ultima occasione per il Milan a 30 secondi dalla fine di una partita alla quale è difficile credere, soprattutto che sia sul 3-3 dopo 83 minuti nella quale non c'era stata praticamente storia. Ancora Pereira, si assottigliano i secondi che mancano al triplice fischio, palla troppo lunga, Liberali la rincorre, Corradini la mette in fallo laterale, l'ultimo tocco è di Liberali ed è anche l'ultimo tocco della partita, che finisce dunque con un incredibile 3-3, 3 gol di vantaggio per il Milan, recupero finale del Sassuolo che dunque impatta e si porta a casa un punto totalmente insperato. Da parte nostra è davvero tutto, un abbraccio, un saluto e sempre forza vecchio cuore rossonero.